oggi ragazzi ci sono tutte le cose importanti, ci sono tutti i temi possibili, sì è il 1° maggio, il giorno del lavoro, ma stiamo parlando di ambiente, stiamo parlando di temi sociali, stiamo parlando di regimi, della tortura, abbiamo parlato con la... con tantissime persone, ciao! È emozionata ragazzi, perché siete bellissimi e siete tanti! Aspetta, se volevo raccontarvi delle emozioni che ho sentito io nel parlare quando sono arrivata della mamma, parlare della mamma di Vittorio Arrigoni. Ecco, io credo che una giornata come questa sia veramente importante, sono davvero contenta e ringrazio moltissimo Valentina e i ragazzi che hanno organizzato questa giornata per avermi invitata qui. Io da tanto tempo non parlavo più con... cioè ho preso un periodo di pausa dopo 10 anni di lotta, devo dire che di questo si tratta, per avere verità e giustizia sulla morte di mio figlio. Sono stati 10 anni durissimi, vi garantisco, un po' di giustizia c'è stata, alla fine i processi sono finiti con grandissime dichiarazioni di responsabilità da parte di tutti i giudici relative a quelle 4 persone che hanno ucciso mio figlio e che però ad oggi indossano ancora una divisa. Questa è la denuncia che io vorrei fare qui con voi e vorrei condividere, perché anche se, non lo so, le leggi di quel momento non consentivano, così mi hanno detto, di sospenderli dal lavoro, il lavoro è così importante, c'è tanta gente per bene che lo merita, forse quei 4 no, ma cioè, le leggi si cambiano, perché ci cambiano? Ci sono decreti emergenziali per ogni cosa e quando si tratta di tutelare la vita dei ragazzi e delle persone non si cambiano le leggi. Io credo che la speranza vera sia essere qui oggi in tanti, cioè io credo che la mia speranza sia vedere voi, sia vedere tanta gente che ha voglia di un futuro vero, che ha voglia di essere protagonista della propria vita, della propria città e che non si rassegna, ecco, quello io ve lo chiedo e lo spero in voi, mai mollare, non rassegnarsi mai. E poi c'è una cosa che voglio anche condividere con voi, una cosa piccola, però la sento profondamente. In tutti questi anni abbiamo fatto molte manifestazioni, cortei per Federico, quando ancora non si riusciva ad ottenere un processo. E c'erano giornate molto spesso, c'era tanta una giornata nera di pioggia, ma quando era il momento di parlare di Federico veniva sempre il sole, un attimo fa c'era il sole che sbucava da quella nuvola. Beh, io vorrei dedicarlo a voi questo e vi ringrazio di essere qua. Ciao a tutti. Noi che ringraziamo te per essere qua, veramente, Patrizia, grazie. E l'ultimo sole, l'ultimo raggio di sole, anche noi ci crediamo, che era Federico. Ti posso chiederti una cosa, molto bella, abbiamo ancora qualche minuto forse. Hai detto una cosa bellissima a me l'altro giorno, mi hai detto quando lo Stato non c'è, lo Stato siamo noi. Vai di raccontarlo a questi ragazzi. Bene, sì certo, ma io... lo penso profondamente, diciamo, lo Stato siamo noi, cioè lo siamo proprio, cioè, chi si siede là dovrebbe rappresentarci, se non ci rappresenta ci tradisce, cioè tradisce lo Stato sono le persone, la gente, siamo noi, quindi non credo che ci possa essere nessuna alternativa a questo e vorrei dirvi, non cediamo alla rassegnazione, non lasciamoci vincere dal pensiero che forse è, ma tanto io sono solo uno, non posso incidere, non è così, ciascuno di noi ha un grandissimo potenziale, ognuno può esserci ed esprimere il suo pensiero, fare la sua parte. Io
credo di trovare tutto questo qui oggi. Per me è un grandissimo regalo quello che mi fate, veramente. Io spero che questo tuo messaggio, questa cosa veramente bellissima che hai voluto condividere con noi, arrivi non solo a tutti voi che siete qui in questa piazza, ma arrivi a chi ci sta ascoltando in un'altra città, magari attraverso la radio, oppure attraverso la diretta streaming, oppure che i giornalisti che sono qui lo raccontino, quello che nasce dal primo maggio di Taranto. I messaggi che viaggiano in questa piazza e che veramente ci devono confortare e ci devono tenere vivi, sempre. L'abbiamo detto per gli altri, diciamolo anche per Federico. Federico, uno di noi! È qui con noi, qui presente. Grazie Patrizia! Mi assumo la responsabilità e mi auguro che prima o poi a quei quattro poliziotti venga strappata la divisa.